Tra i primi elementi che dobbiamo considerare per un buon arrangiamento c'è sicuramente la batteria, che è quello su cui poggia tutto il brano. Ne parliamo dopo la sigla. Parliamo di batteria, usando questo termine, sia che si consideri quella suonata da un musicista vero, che trattasi di strumenti elettronici. Ci tengo subito a chiarire che non fa differenza se appunto si tratta di una registrazione da studio, se si tratta di un loop, se si tratta di utilizzare un plugin oppure se utilizzi una groove machine analogica. La differenza c'è dal punto di vista del suono, ma non fa differenza dal punto di vista di chi è nella pista, chi è il giudice sovrano, tra virgolette, del tuo brano. Cerchiamo di dare delle considerazioni generali per qualsiasi tipo di struttura ritmica tu voglia dare al brano, senza considerare una presunta superiorità di chi utilizza degli strumenti analogici o di chi crea il suo groove da zero. È importante creare e strutturare un groove, una parte ritmica che funziona, che sta in piedi e che tira, in modo tale da poter rendere al massimo nel nostro brano, a prescindere da qualsiasi strumento tu utilizzi. Poi, ovviamente, se vuoi un suono più analogico, preferirai utilizzare una groove machine, ma questa è una considerazione successiva. Cerchiamo di stabilire quelli che sono gli elementi fondamentali di un ottimo groove. Importante nel costruire un groove è inserire tutti i vari elementi a riempire lo spazio ritmico delle due battute di base, per poi stendere tutto nel nostro arrangiamento. Partiamo considerando quelli che sono gli strumenti reali che costituiscono una batteria, quindi la cassa, il rullante, i tom e i piatti. La forma base del groove è costituito da cassa, rullante e Charleston nel mezzo in levare. Questo è comune a tutti i tipi più o meno di musica elettronica. Ovviamente il disegno del Charleston può essere variato, anzi dovrà essere variato, per dare vitalità al groove. All'interno di questo disegno di base, di cui sentiamo un esempio classicissimo, inseriamo gli altri piatti. Per esempio, il crash a dare risalto all'inizio della battuta ogni tot, ogni 8 o 16 battute. E poi gli altri disegni ritmici per dare vitalità al nostro groove. Quindi ride, Charleston aperto o chiuso, altre variazioni. Che tu utilizzi i suoni veri di una batteria o altri tipi di suoni non fa differenza da questo punto di vista. Come se utilizzi altre percussioni, uno shaker o altri strumenti un po' più etnici. Dipende ovviamente dal genere, anche se poi non ci sono limiti in ogni caso. Cerchiamo però di parlare della costruzione del groove in questo frangente. Partiamo da una cassa, un rullante, la cassa sull'1 e il rullante sul 2, Charleston nel mezzo e andiamo poi a riempire gli spazi. Una volta trovato un disegno ritmico interessante, provi ad aggiungere altri suoni negli spazi vuoti per fare in modo che non si cozzino fra di loro. E così ancora ogni volta e poi ovviamente li provi tutti insieme, provi a togliere e a rimetterli per vedere quelli che girano e quelli no. Una volta fatto questo, si può provare, nei casi in cui è richiesto, può essere necessario, a inserire anche un clap insieme al rullante. Di solito i clap, se ci fai caso, sono leggermente indietro. Una cosa fondamentale per qualsiasi elemento di groove è umanizzare il tutto, perché gli elementi che sono precisamente sul tempo tendono a essere un po' meccanici e a risultare un po' farraginosi, o quantomeno a non dare quegli elementi più ballabili. Cerchiamo di creare un botta e risposta tra questi strumenti, in modo che le battute non siano esattamente tutte uguali, ma ci siano delle variazioni. Dopodiché non resta che inserire dei momenti di fill, dei passaggi, possono essere delle rullate o dei tom, in modo tale da evidenziare per esempio la fine di una battuta o di un gruppo di battute, nei quali per esempio si può togliere la cassa. Una volta istituiti tutti gli strumenti, si valutano come gira questo groove su quello che abbiamo composto inizialmente, perché magari all'inizio selezioni dei suoni che ti piacciono, però non stanno bene sulla tua idea, o sono fuori genere, o hai scelto un suono che ti caratterizza troppo da un'altra parte.
Però inizialmente, come abbiamo visto fino adesso, butti giù i suoni e poi dopo togli quelli che non ci stanno più bene. Oppure va bene l'idea ritmica, però non va bene il suono, e allora proviamo a cambiarlo con un plugin oppure un altro campione. Mi piace molto spezzettare i loop. Invece di utilizzare un loop di 8 battute esattamente così com'è, magari possono andare bene le prime due loopate per un po' e le due finali nella parte finale, oppure giocare in qualche modo. Questo serve sia per non prendere un loop e buttarlo lì nel tuo progetto, sia per dare delle variazioni. E questo tipo di esercizio lo faccio anche quando disegno una frase con un plugin o una monogroove machine. Perché innanzitutto registri e poi spezzetti l'audio per creare il tuo disegno e la tua struttura. Abbiamo semplicemente dato una piccola imboccata su come creare una batteria, un arrangiamento di batteria. Commenta pure qua sotto e segui gli ulteriori video di Essere DJ Oggi su Facebook e YouTube per portare avanti l'arrangiamento del nostro brano.